Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi che alla stanza rossa della Barchessa di Villa Quaglia a Treviso fino al 28 maggio troverete la mostra delle opere giovanili del maestro Francesco Piazza in collaborazione con Fondazione Feder Piazza. Potrete effettuare la visita su appuntamento telefonico chiamando lo 0422 4305 84. La mostra è l'unico evento collaterale fisico della 16ª edizione di Arte Fiera Dolomiti 2021 che quest'anno è virtual online e si svolge dal 13 al 16 maggio. Potrete dunque seguire gli eventi e gli artisti su virtual.arteinfiera.it e live.arteinfiera.it. Proseguo segnalandovi la mostra Antonio Bellucci Danae. Fino al 25 giugno nella splendida cornice di Villa Brandolini a Solighetto di Pieve di Soligo potrete ammirare questa mostra attorno al mito di Danae, che mette in dialogo il dipinto rococò del grande artista Antonio Bellucci con 19 pittori contemporanei. L'evento è promosso da Fondazione Francesco Fabbri e dalla città di Pieve di Soligo. La mostra, lo ricordo, è aperta dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 19.30 e il fine settimana anche su prenotazione. Nel 1978 entrò in vigore la legge Basaglia. Una riforma che abolì i manicomi restituendo i diritti civili ai malati psichiatrici. La legge prese il nome dall'uomo, lo psichiatra Franco Basaglia, che dedicò tutta la sua vita alla cura delle persone sofferenti e lottò per ridare loro dignità. Una svolta nel mondo dell'assistenza ai pazienti psichiatrici, una cesura con il passato carico di terribili orpelli come camicie di forza e strutture fatiscenti dove venivano rinchiusi coloro da confinare e da tenere lontani dalla collettività. Quando non riusciamo a trovare la tranquillità dentro di noi, è inutile cercarla altrove. La curiosità del territorio di oggi ci porta a conoscere il Parco del Soio nel comune di Lusiana, provincia di Vicenza. È situata verso l'estremità meridionale dell'altipiano di Asiago. Si tratta di un'oasi verde dove sono presenti circa una sessantina di installazioni scultoree lungo percorsi pedonali, opere realizzate da vari artisti di fama internazionale con materiali naturali. Il percorso all'interno del parco si snoda per circa 3 chilometri percorribili a pressappoco in 2 ore, una sorta di magica fusione tra arte e natura dove storia e tradizione riescono a trasmettere forti emozioni. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.